Eccoci qua. Buonasera. Oggi vi parlo di questo libro qua, che ho letto da poco. Olocaustico. Alberto Caviglia. Alberto Caviglia è un italiano, ebreo. Il titolo vuole farci intendere un modo di parlare dell'olocausto, di parlare della situazione degli ebrei in un modo più ironico, meno legato ai toni di tragedia che spesso vengono utilizzati parlando dell'olocausto. Ecco, olocaustico. Non è un modo irriverente, anche perché l'autore, Alberto Caviglia, è un ebreo romano, un giovane ebreo romano. La storia si svolge quasi tutta in Israele, quindi insomma non è certamente un modo di affrontare così in modo non rispettoso quello che succede. Possiamo dire che il libro, il tentativo insomma di questo libro, è quello di inserirsi all'interno dell'umorismo che ha sempre fatto parte della cultura ebraica. Di che cosa parla questa storia? Parla la storia di un ragazzo romano, un ebreo romano, che finita la maturità se ne va in Israele per un breve periodo di vacanza. E ci rimane. La storia si svolge nel 2023, questo ragazzo è già 4 anni che è rimasto a Gerusalemme e a Tel Aviv, in Israele. Perché ci rimane? Perché lì si è iscritto a corsi universitari per diventare regista. La sua più grande aspirazione è diventare un regista, anzi un famoso regista. Molto spesso si sogna l'episodio di quando lui riceverà l'Oscar e quello che dirà nella platea, no, delle persone che sono lì a cogliere. Però purtroppo le sue ambizioni così grandi non funzionano e lui si arrabatta, insomma, va avanti, viva lavorando per lo Yad Vashem. Cos'è lo Yad Vashem? Lo Yad Vashem è al tempo stesso un centro di documentazione, un museo, un momento per il ricordo dei martiri della Shoah. Perché centro di documentazione? Perché si occupa di andare proprio a vedere la storia, ricercare la storia di tutti, possibilmente, coloro che hanno perso la vita nella Shoah. Ed è un luogo simbolico per quanto riguarda lo Stato di Israele. Lui lavora con un piccolo gruppo di amici nel raccogliere interviste degli ultimi superstiti della Shoah. Siamo nel 23, quindi sono pochissimi. È un lavoro in parte frustrante se consideriamo le sue aspirazioni. Allora, in questo libro, che io lo dividerei in due parti, nella prima parte racconta in modo a volte ironico, a volte simpatico, le sue avventure appunto nel fare queste interviste. Molto spesso le persone che vengono intervistate sono anziane, molto anziane, spesso malate, spesso non si ricordano molte cose, insomma cioè è abbastanza simpatica, diciamo, questa prima parte del libro. Poi, qui non posso raccontarvi esattamente che cosa succede, diciamo fa un errore, si un po' rovina la piazza perché sbaglia alcune cosette. Fa degli errori gravi. E questi errori rovinano la sua permanenza allo Yad Vashem, e che appunto lo mandano via, e anzi hanno dei risvolti anche molto molto più ampi, non soltanto per quanto riguarda la sua piccola storia, ma anche per quanto riguarda la storia di Israele e addirittura di tutto il mondo nei confronti di Israele, e quindi dell'antisemitismo riprende vigore. E a questo punto a lui viene un'idea fantastica, che in qualche modo dovrebbe rimettere a posto le cose. E alla fine le cose vengono rimesse a posto, diciamo c'è un lieto fine. Ora, questo libro naturalmente è fantastico, non è un libro che abbia una veridicità, però ci sono due momenti. La prima parte è
come dire, si potrebbe dire che è verosimile, pur essendo qualcosa che non è avvenuto, ma potrebbe rientrare nell'ambito delle possibilità, quello che fa, i film che fa, l'errore che fa, eccetera. Poi assistiamo ad un salto veramente molto forte di tono, forse anche di ispirazione, di linguaggio, e la seconda parte è decisamente inverosimile, cioè racconta qualche cosa di impossibile, e siamo nella fantasia più sfrenata. Quindi diciamo abbiamo queste due parti e non è che alla fine il risultato è positivo, il libro si legge molto bene, è piacevole, ma questa doppia... E così doppio livello in qualche modo così lascia un attimo perplesso il lettore, e l'obiettivo è quello di così trattare in modo leggero, anche se non la parola leggera va presa con attenzione, e il problema è riuscito, è piacevole insomma anche da questo punto di vista. Però insomma c'è un che non quadra completamente, sembrano per certi aspetti, volendo esagerare, come due libri diversi. La prima parte scorre su un binario stilistico e così di invenzione diversa dalla seconda parte, e la prima parte è più piacevole secondo me della seconda parte, che è fantasiosa, ma troppo fantasiosa, diciamo al limite della, non voglio dire fantascienza, ma insomma dell'assoluta inverosimiglianza delle cose. Comunque insomma un libro che fa piacere leggere, e si legge anche volentieri. Italiano, l'autore è giovane, e ve lo rifaccio vedere la copertina nell'ebook, Olcaustico di Alberto Caviglia. Buona lettura.